Buonasera, eccoci qua, siamo ritornati, la rubrica del giornale Il Sottosopra, la redazione incontra. Bene, questa sera con noi ci sarà un ospite abbastanza poliedrico per cui ci permetterà di parlare di tantissime questioni, ma prima di ogni cosa invito a venire qui in studio Sandro Simone di Foggia Città Aperta. Perché Buonasera. proprio qualche minuto prima della nostra trasmissione a Foggia c'è stata un'altra bomba, vero Sandro? Sì, c'è un'ultima ora, circa un'ora e mezza fa è stata fatta esplodere una bomba nei pressi del centro Il Sorriso di Stefano, che si trova in via Acquaviva. Si tratta di quello stesso centro per anziani che era stato già preso di mira il 16 gennaio di quest'anno. Sempre con un'altra bomba. Questo centro fa parte del gruppo Sanità Più, che è quello di proprietà di Paolo Telesforo, e anche il direttore del personale di questa azienda, Cristian Vigilante, aveva visto pochi giorni prima, aveva visto sempre del 16 gennaio, aveva visto la sua auto esplodere per una bomba. L'esplosione ha creato danni soprattutto all'entrata, alla sala cinesca. E subito dopo l'esplosione abbiamo avuto modo, come Foggia Città Aperta, con la redazione, di incontrare Luca Vigilante, che è il fratello di Cristian, che è l'amministratore dell'azienda, che ha detto che le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'attentatore. Chiaramente non sappiamo se aveva il viso coperto, però hanno ripreso questa scena. L'altra cosa è che non ci pensa nemmeno a chiudere, quindi il centro resterà aperto, andrà avanti con le sue attività. L'altra cosa particolare che c'è stata è che proprio mentre facevamo le registrazioni c'è stata una persona che si è affacciata dal balcone che vive in quella zona, che ha urlato: "Ma chiudetelo questo centro, non si può andare avanti così". La cosa interessante è stata che la risposta non è arrivata dai proprietari, ma è arrivata da un'altra persona che vive in zona, che invece ha detto: "Guarda che quelli sono le vittime di questi attentati, e chi dovrebbe andarsene, chi dovrebbe smetterla sono i mafiosi e non sono certo quelli che cercano di fare il loro lavoro". Tenga presente che questo è un centro per anziani, quindi ha sottolineato anche Luca Vigilante, è un centro dove si aiutano persone fragili, persone in difficoltà, quindi specialmente in questo momento c'è ancora più bisogno di aiuto e non bisogna farsi fermare, farsi intimidire. Chiaramente è anche importante che le forze dell'ordine riescano a stringere il cerchio e riuscire a capire chi sono i mandanti e gli esecutori di questi attentati per assicurare la giustizia. Ok, bene, allora purtroppo questa notizia brutta segna un po' l'inizio della nostra puntata e sono cose che non vorremmo mai ascoltare. Bene, io invito in studio qui con noi Don Ciro Miele. Eccoci, salve a Eccoci tutti. qua, Don Ciro. Abbiamo cominciato questa trasmissione con la notizia dell'ennesima bomba a Foggia. Intanto possiamo avere anche il resto dei ragazzi della redazione. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Abbiamo Luca Ciao, con salve a noi, Lucia, tutti. Antonio, altri poi li avremo man mano che continuerà la puntata. Don Ciro, allora, questa ennesima bomba a Foggia. Quale pensiero ti Vabbè, ci suggerisci? lascia. Io avevo letto la notizia poco fa. Vabbè, che dire? Dire che sto vigliaccate e che certamente non ci fanno onore. Sì, non sono d'accordo con la signora, sono d'accordissimo con chi ha risposto invece che bisogna stare sul fronte e combattere. E si combatte non fuggendo, appunto, ma standoci e continuando a fare il proprio dovere, appunto. Certo, stare sul territorio è fondamentale e importante. Bene, dicevo prima quando ti ho presentato una personalità multipla, no? Come diciamo noi nostri ragazzi, multitasking, è parroco, ma è anche professore, è anche giornalista, è anche responsabile diocesano della pastorale sociale, insomma, tantissime sfaccettature che ci permetteranno di dialogare con lui su più fronti. Allora, per cominciare, io passo la parola a Luca. Buonasera, Don Ciro.
Ciao Come sta Luca. passando quel giorno di quarantena? Le manca Ciao. la sua comunità parrocchiale? Ma devo dire che la sto passando in un ozium, come dire, a cui siamo costretti un po' tutti, però sto usando questo tempo, per stare vicino alla mia comunità, perché poi tra l'altro ogni tanto faccio una diretta Facebook. Cerco di la domenica di fare anche la diretta con la messa, nei venerdì la Via Crucis, le cose solite, e quindi comunque non c'è stato mai un distacco, grazie ai social riusciamo ad essere vicini. E poi a usare il mio tempo, parlavo dell'ozium, leggendo molto, studiando, ricercando, e guardando diciamo, la televisione, ma sul mio tablet. E così ammazziamo il tempo, però non facendolo scorrere inutilmente, ma arricchendo la mente che non può assolutamente fermarsi. Bene, allora questi arresti forzati ci aiutano magari a fare cose che prima per problemi di tempo non avremmo mai fatto. Certo. Io passerei la parola a Sandro, che è il giornalista di Foggia Città Aperta, che collabora con noi con questa rubrica La Redazione Incontra. Allora, Sandro, cosa vogliamo chiedere a Cino? Allora, sì, in questi giorni c'è stata un po' di polemica sul fatto che alcuni sacerdoti stanno per essere vicini al proprio popolo, come in parte hai detto anche tu, stanno facendo delle dirette streaming e alcuni stanno anche celebrando messa in diretta streaming. E qualcuno ha scritto che questo è un modo per essere vicini, qualcun altro invece ha scritto che è una messa fatta. Per quanto si vada avanti con la tecnologia, ma una messa fatta senza il popolo, in realtà è una messa che non ha senso. Tra l'altro, nei prossimi giorni ci avviciniamo anche alla Settimana Santa, in cui le celebrazioni sono ancora più sentite e questa cosa si avvertirà ancora maggiormente. Volevo sapere come vi state organizzando in parrocchia e cosa ne pensi di questo, diciamo, dibattito che c'è in questo momento. Ma sicuramente sono d'accordo con la seconda cosa, perché una messa senza il popolo per me è una contraddizione. Quindi, infatti, io celebro messa in streaming giusto la domenica, ma non celebro tutti i giorni la messa in streaming. Tra l'altro, c'è la possibilità di partecipare alla messa col Papa, lì dove poi sappiamo che le messe in diretta televisiva hanno dei canoni, hanno delle regole da seguire, hanno una grammatica televisiva, per cui vedo un po', come dire, ieri sera mi sono crepato di risate perché ho visto quel video di quel sacerdote che, non sapendo lì manovrare, ha pigiato un tasto sbagliato e quindi ogni tanto veniva fuori con i baffi, veniva fuori con... Ma è una cosa da ridere. Però questo la dice lunga sul fatto che, insomma, c'è molta improvvisazione. Io direi che ho lasciato proprio all'osso, proprio ridotto all'osso la messa della domenica, anche perché poi tra l'altro io accendo le trombe, gli altoparlanti del campanile, quindi diciamo per gli anziani che non riescono ad avere altre possibilità, invece altri che abitano più lontano usano Facebook. Però ti dico che assolutamente c'è un po' di inflazione in tutto questo, una cosa anche un po' dozzinale che non fa onore a una liturgia che ha i suoi canoni e che deve essere centrato in una certa maniera. Però, signori miei, io vedo che la gente fa piacere, per cui sono stato spinto anch'io, avevo detto di no, a me stesso, ma sono stato spinto anch'io per questo motivo, perché la gente fa piacere vederti, non poterti toccare, certo, ma vederti, ascoltarti, questa è una cosa bella. E sono fortunato perché se poi la mia gente vuole ancora ascoltarmi, vuol dire che non si è stancata, anche perché sono ancora ad un anno e un mese e domani di permanenza qui in questa nuova parrocchia. Però assolutamente una messa senza il popolo per me è una contraddizione. Bene, qualche domanda un po' più di pancia, Lucia. Sì, buonasera Don Ciro, Ciao Lucia. io volevo chiederle, nei testi sacri si parla della fine del mondo.
E queste sono domande che comunque in questo periodo stanno venendo a galla, dove troviamo scritto di pestilenze, sconvolgimenti catastrofici, e ovviamente questo è il nostro caso. Lucia, assolutamente no. Intanto premetto una cosa, la fine del mondo non avverrà mai, perlomeno come noi l'abbiamo immaginato, come taluni ci fanno credere, no? Faccio un esempio, quando vediamo un'opera d'arte, quando vediamo un tramonto, la prima espressione che ci viene in mente è la fine del mondo. Quindi la fine del mondo non è qualcosa di catastrofico, qualcosa di brutto. La fine del mondo sarà la fine del tempo, sarà la fine di questo mondo. Certamente finirà, un giorno finirà, chi lo sa, non lo sa nessuno. Tra l'altro, i testi sacri, ossia i discorsi escatologici che troviamo nei Vangeli, cioè che riguardano la fine, sono scritti con un linguaggio, cosiddetto apocalittico, quindi fatto di simboli. Quei simboli vanno interpretati. Tra l'altro, ma qui adesso mi fai fare il tecnico ad ogni costo, tra l'altro parla di quelle cose, lì si incrociano due momenti, il momento in cui Gerusalemme sarà distrutta, cioè nel 70 d.C. lo sappiamo, quindi Gesù un po' sta prevedendo quella distruzione, profetizzando quella distruzione, e si incrocia anche poi la fine dei tempi. Però attenzione perché le stelle che cadono, gli astri che cadono, il sole, la luna, non hanno il significato come noi lo intendiamo, cioè non cade la Luna, anche perché poi la Luna non sta appesa come un quadro, eccetera, eccetera. Ma lì si vuol dire semplicemente che di fronte a Gesù tutto quello che c'è cade e non ha più importanza. Questo è il senso. Quindi tranquilli, non c'è nessuna fine del mondo. Chi gioca su queste paure è un cretino, diciamo proprio senza fuori proprio dai denti, perché mettere paura in questo modo è controproducente. Tra l'altro, la paura è il mezzo che da sempre il potere religioso usa per tenere in pugno la gente. Al tempo di Gesù era la paura che teneva, no, faceva tenere, era lo strumento dei capi religiosi per tenere in pugno la gente. Ma assolutamente non pensiamo a queste cose. È una situazione difficile, catastrofica, tutto quello che vogliamo, ma da cui ci rialzeremo. Io sono convinto di una cosa, abbiamo, e poi chiudo, le risposte devono essere brevi, la cosa bella, importante, è che noi abbiamo la possibilità, la natura ce l'ha, l'uomo c'ha, di ricominciare da capo. Una volta un professore di biologia pescò da un fiume con un cartoncino di polistirolo dei microrganismi. Ci disse che quei microrganismi tenevano pulito il fiume, ovviamente fino a quando poi l'inquinamento non fosse stato saturo, non avesse saturato quel fiume. Diciamo, la sporcizia ordinaria, ecco, quei microrganismi tenevano pulito quel fiume. Io credo che, ma è certamente così, noi abbiamo la possibilità di ricominciare sempre da capo, di rinnovarci, la natura di rinnovarsi, e vediamo come, a parte adesso questa tragedia, la natura sta respirando un pochino perché inquinamento diminuito, no? Sappiamo queste cose e la natura si sta risvegliando proprio come una primavera. E lo faremo tutti insieme quando gli scienziati, illuminati da Dio, rafforzati da Lui, troveranno la soluzione a queste cose. Bene, Lucia, l'ultima domanda avevi, Sì, vero? sì, io in verità avevo in mente prima della prima domanda, scusate il gioco di parole, un altro tipo, sempre più pessimistico, però adesso me ne è venuta un'altra. Dopo questa catastrofe o comunque del coronavirus, se tutto andrà bene, e speriamo di sì, perché comunque dobbiamo essere anche ottimisti, secondo lei Sicuramente sì. le chiese saranno più gremite e quindi le persone saranno anche, cioè considereranno tutto ciò come una grazia voluta da Dio, secondo il suo parere? Un ritorno Lucia, chi mi maggiore. conosce? Sì. Lucia, chi mi conosce bene mi ha sentito dire da tanti anni questa cosa scandalosa, eh? Avessi il potere di farlo, io chiuderei le chiese per un mese. Questo io l'ho detto da tanti anni. Perché credo che a questo punto della nostra storia noi abbiamo bisogno di fermarci un istante. Io l'avrei fatto in tempi normali, quando magari sarei stato pestato a sangue, perché una cosa del genere avrebbe destato scandalo.
Però io credo che questo momento sia davvero un momento in cui abbiamo bisogno, ecco, gli scienziati studiano le soluzioni, i medici che sono sul fronte, che dobbiamo ringraziare senza fine, e tutti coloro che sono nell'ambito sanitario, eccetera, eccetera. Ma mentre loro fanno questo, noi dobbiamo pensare una ripartenza anche dal nostro punto di vista. Io credo che questo sia il momento opportuno per noi Chiesa di resettare un po', perché guarda, io l'ho sempre detto, ma chi mi conosce sa che io le cose non le mando a dire. Io talvolta servo una Chiesa che non mi piace, perché è una Chiesa vecchia, i canoni sono canoni vecchi, canoni nel senso il modo di vivere, il modo di essere, è un modo di essere vecchio. La parrocchia che io oggi vivo è la stessa parrocchia che vivevo io quando ero ragazzino, è così come i miei genitori, è così. E quindi si va avanti così, con questa muffa che dilaga. Noi abbiamo bisogno di rinnovarci. Allora io credo che questo sia il momento buono. Perché? Perché la gente oggi continuamente dice: ho nostalgia della Chiesa, ho nostalgia della Chiesa. Attenzione, se è nostalgia dei riti, vabbè, io ci sorrido, insomma, no? Perché non bisogna avere nostalgia dei riti. Ma se questa è nostalgia dello stare insieme, del vivere la comunità. Perché dai, ammettiamolo, le nostre messe talvolta sono è come dire, come andare alla gettoniera, ognuno va, prende quello che gli serve e va via. Non ho respirato sempre, ma non sto parlando di questa situazione di adesso, di questa realtà che vivo adesso, ma da molti anni a questa parte, da un po' di anni a questa parte, come dire, delle celebrazioni davvero comunitarie. I segni sono diventati, come dire, asfittici. Pensa al segno della pace che oggi non possiamo più darci, ci avevano detto di non darcelo. Ma che segno è quello lì se non guardi neanche in faccia la gente? Se gli dai quattro sassudate, manco gli guardi in faccia, manco gli fai il sorriso. Ad esempio, la ripartenza potrebbe essere: lasciamo perdere ste mani, ste zozzerie a volte, che uno fa di tutto e di più, poi gli dà la mano a uno. Ma facciamo che magari, come dire, ricomponiamo questo segno con un sorriso, con uno sguardo affettuoso, eccetera, eccetera. Io credo che da questo e per tutto il resto, anche alla conduzione di una parrocchia, anche alla strutturazione di una parrocchia, credo che questo tempo debba essere davvero uno spazzare via quel si è sempre fatto così. La gente intelligente tornerà, o meglio, quelli che non ci venivano sentiranno odore di nuovo, come quando si lava un ambiente, sentiranno odore di nuovo e saranno, come dire, provocati ad entrare. Gli altri, vabbè, e quelli poi se uno il vizio ce l'ha, mica se lo toglie, però sarà costretto, e io con me ci si batte contro duro, saranno costretti un po' a cambiare, perché così non si può andare avanti. Certo, Don Ciro. Quindi la colpa è tua allora di questo coronavirus. Assolutamente, assolutamente sì, sono io che l'ho fatto in laboratorio, lo Va ammetto, bene. Sandro, ritengo. volevi aggiungere. Allora, io per una volta faccio fatica a contenermi perché vorrei fare domande fino a stasera, però non possiamo. Trasbordo intellettuale, come si Poi fa? ci sentiamo dopo al telefono. Sì, fuori onda. Possiamo dire, anche se poi allora, mettiamo insieme anche cose un po' diverse. Io ho visto tra le altre cose che, per esempio, tu dirigi questo sito che si chiama Adesso il Sud, che riprende il giornale di Don Primo Mazzolari. E possiamo dire che la tua, diciamo, figura va un po' a continuare quello di l'impegno di alcuni sacerdoti, di tanti sacerdoti che sono Don Primo Mazzolari, abbiamo visto Don Antonino Bello, oppure tanti altri. Lorenzo Milani, Lorenzo Lorenzo Milani, Milani. sì, a Barbiana. Infatti, prima pensavo a un piccolo paragone tra Barbiana e Casalvecchio, Beh, vabbè, insomma, insomma, dai, ah, insomma, fai una no, riduzione di no, chiaro scala, che perché come, è più una piccolo, grossa riduzione di scala, è più dai. grande, certo. No, no, diciamo, per tanto tempo ci sono state difficoltà che sono arrivate a chi voleva aprire la Chiesa anche a togliere la muffa che dicevi prima. Ci sono state delle difficoltà che sono arrivate anche dalla Chiesa centrale. Oggi a Roma c'è un Papa che sotto questo aspetto invece è straordinario, nel senso che ha fatto sia delle aperture pratiche, sia delle aperture nel modo di comunicare che stanno dando forse una, possono essere il modo di dare una strada diversa. Noi prima ci scherzavamo sopra, il Papa ha portato una ventata di aria nuova, tutto quello che c'è intorno, che è la Curia Romana, ma spesso sono anche le Curie diocesane.
Questa cosa del Papa può essere una spinta, o invece lì il passaggio è ancora lentissimo per andare a smuovere quella che prima chiamavi muffa, forse è il termine più adatto. Poi tra l'altro la usa anche il Papa ogni tanto. Senti Sandro, io sono del parere che non potrà essere, come dire, un documento di riforma della Chiesa a cambiare la Chiesa. Questo, vabbè, va detto, il Papa fa tutti questi incontri, ne ha fatti la Maria con questo consiglio di cardinali, secondo lo stile proprio della Compagnia di Gesù. Ok. Anche Papa Francesco di suo ci mette proprio la sua spiritualità, il suo modo di intendere la Chiesa, il suo essere prete, eccetera, eccetera. Però, ecco, io dico un'altra cosa. Il Papa non bisogna lasciarlo solo, perché il Papa è una persona, tra l'altro, anche anziana, e quelli che gli stanno attorno, ecco, attenti, non è che sono tutti secondo la sua linea, cioè il Papa veramente è come dire, buttato una pietra nel pollaio, cioè. Quel discorso del potere religioso, io ci ritorno sempre su questo, è un discorso da tenere presente. Il Papa che cosa ha fatto? Ha devastato proprio questa mentalità del potere religioso, per cui ogni cosa andava, come dire, su ogni cosa bisognava chiedere obbedienza, non menti pensanti, gente obbediente, non menti pensanti. Questo è il problema. Gesù se lo ritrova lui stesso. E guarda che Gesù fa un'opera da questo punto di vista incredibile, perché dice alla gente: Oh, voi avete una testa, pensate con la vostra testa, desiderate, adesso non vorrei scomodare nessuno, ma l'uomo è ciò che desidera, dice qualcuno. Ecco, io credo che il Papa ci sta abituando a questo, perché, ad esempio, dico una cosa, se c'è, ricordiamoci quella parola che non è semplicemente flatus vocis, discernimento. No? Le aperture di Papa Francesco, no? Uno pensa, ah, ma qui ognuno può fare quello che vuole. No, perché il Papa ci ha costretti, come dire, ci ha reso la vita paradossalmente, secondo quello che uno pensa, anche più difficile. Perché discernimento, allora io ho una norma, la rispetto, sono tranquillo. Invece il discernimento ci impone appunto di fare scelte, di capire quale voce nel mio cuore mi parla e via dicendo. Questo a livello personale, questo a livello di Chiesa. Ora, per tornare alla tua domanda, il Papa ce la sta mettendo tutta. Vedo che è molto stanco, vedo, percepisco che è molto stanco. Ha gettato la spugna? No, non ha gettato la spugna, io questo non lo posso credere. Però, sai, è vero che c'è una emittente, ma se non ci sono buoni ripetitori, l'emittente il segnale non te lo fa arrivare. Per cui è una riforma che va fatta pian piano attraverso gli uomini. Per cui io dico queste tre cose e chiudo. Il futuro della Chiesa si gioca, secondo me, su tre aspetti. La politica di nomina dei vescovi, che sono importanti, sono determinanti. La formazione dei preti, abbiamo un clericalismo che ci smania. Un clericalismo che per me è il male assoluto, e il Papa lo dice sempre, non a casaccio lo tira fuori, ma lo tira fuori anche su problemi grossi, pensa alla pedofilia, non riuscivo a capire che attinenza ci fosse. Sì, c'è il clericalismo alla base anche di quella schifezza, e ancora la valorizzazione dei laici, valorizzazione, adesso magari sarò blasfemo nell'esprimermi, comunque ci siamo capiti, soprattutto della donna. Abbiamo ancora molta paura a fare certi passi. Però su queste tre cose si gioca la riforma, il rinnovamento e spazzare via la muffa. C'è bisogno che noi lavoriamo su questo, che aiutiamo Papa Francesco a lavorare su questo e la smettiamo col si è sempre fatto così, che suona proprio come una bestemmia, che bisogna confessarsi quando uno va dal prete. Certo, la riforma dei seminari è cruciale, però possiamo dire che in un'unica parola racchiudere, far passare il concilio, no? Far Beh, passare che il cosa dice Gesù? concilio, far passare il Don concilio. Ciro, ti invitiamo a essere più breve perché le domande sono tante, gli stimoli che ci Va dai sono benissimo, va benissimo. altrettanti. Allora, La colpa Giada, ovviamente è di Sandro, la colpa è di Sandro, è di Sandro, sì, sempre di Sandro. Sì, questa volta mi Giada, assumo la responsabilità. Don vai. Ciro, innanzitutto Ciao buonasera. Giada, buonasera a te. Io volevo farle una domanda. Noi abbiamo constatato un suo intervento a proposito della trasmissione della D'Urso, nel quale ha definito pornografica la preghiera recitata dalla conduttrice insieme a Salvini.
Volevo chiederle la domanda che sorge spontanea: perché ha deciso di attribuire questo aggettivo piuttosto che un altro? Allora, vabbè, intanto Selvaggia, insomma, che lavora, insomma, in questo giornale TP, thepostinternational.it, insomma, siccome ha visto che io avevo fatto un commento e questo commento ha avuto più di 1.000 like, ma avevo detto semplicemente che questi stanno fuori di testa, allora poi è nata anche l'intervista che l'amica Marta mi ha fatto. Vabbè, quella cosa è ovvio che va presa, no, con un significato ampio, sei chiaro. La preghiera è una cosa seria. Se non ce l'hanno detto per bene, cominciamo a dirlo, che la preghiera non sono le preghiere, non sono preghierine da recitare, non sono formule, perché questo, se noi intendiamo la preghiera così, mortifichiamo la preghiera. Ma spettacolarizzare la preghiera, spettacolarizzare i simboli religiosi, fare queste cose qui è ignobile. Quando dico pornografico, dico qualcosa di vietato, dico qualcosa che attiene anche un po' alla prostituzione, ovviamente alla prostituzione mentale. Quindi prostituirsi per avere un po' di prostituirsi psicologicamente, mentalmente, per avere un pizzico o di voti in certi ambiti, in un ambito, oppure di like oppure di audience, perché fai una cosa che tutti pensano sia una cosa bellissima, questo è ignobile. La preghiera è qualcosa di intimo, non a caso Gesù dice che non bisogna sprecare parole inutili, quindi formule, formuline, eccetera, eccetera, o dice la caccia alla preghiera più forte, alla novena più forte, perché ci sia che il Padre Eterno intervenga il più presto, e questo è un po' un mercimonio. Due, la preghiera è qualcosa di intimo. Gesù dice di chiudere la porta, non farti vedere quando preghi per far vedere a tutti che preghi, ma chiudi la tua porta, cioè la porta del tuo cuore, in una intimità straordinaria, e lì contatta il Signore, perché la preghiera è un contatto col Signore, non è dire parole, 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 anche silenzio, è comunque un contatto, stabilire una connessione con Dio. Poi come parlare lo sa lui, cosa dirci lo sa lui, l'importante è che noi stiamo, a volte stiamo zitti, possiamo anche dire la nostra, ma in una confidenza fantastica. Questo è fare in quel modo la preghierina per dire, io dico tutte le sere i rosari e chi se ne frega, e, diciamo l'eterno riposo, e in quel modo lì io ritengo sia una cosa proprio vietata, sarebbe meglio un film porno. Vabbè, Come si questa fa? è Si può essere un'esagerazione, però. d'accordo. Certo, Don Giro, abbiamo solo un problema, il tempo che è tiranno. Queste trasmissioni, queste nostre puntate le vogliamo lasciare all'interno dei 30 minuti, proprio perché poi sul Perfetto. web, sai benissimo, staccano la spina. Ti salutano, certo. Certo, quindi rimaniamo. Però gli stimoli che ci hai dato sono veramente tanti, di questo non avevamo dubbi. L'ultima domanda è quella di Antonio. Sì, Don Ciro, faccio una domanda molto velocemente. Dal mondo dei social in questo periodo emergono tante criticità sulla Chiesa, su come stia intervenendo per aiutare la popolazione in questo momento di difficoltà, tralasciando l'aspetto economico, anche per quanto riguarda l'aspetto solidale. Secondo lei non manca un po' l'intervento della Chiesa nel dare una parola di conforto, alleviare le sofferenze della popolazione? Gesù, diciamo, disse: "Vi manderò come pecore in mezzo ai lupi". Lei non pensa che in questo momento invece ci siano molti sacerdoti, molti don Abbondio che in periodo di pestilenza sono rintanati nei loro conventi invece di aiutare la popolazione? Antonio, qui rispondo così, rispondo che noi cristiani, preti, dobbiamo essere dei cittadini esemplari, per cui ovviamente in questo periodo, lì dove ci dicono tutti, perché tutti siamo anche portatori di virus oltre che di cose belle, no? Ci dicono di stare zitti, no, ci dicono, io morirei, ci dicono di stare fermi, di starcene a casa, chiusi. E noi lo facciamo, quindi questo è importante, questo è importante. Capisci che io, ad esempio, ho la chiesa aperta, però mi auguro che se ne faccia buon uso, visto che poi la chiesa è il primo ricettacolo, visto che la gente struscia, bacia, eccetera, eccetera. Per quanto ci riguarda, io credo che dobbiamo essere disponibili, dobbiamo essere disponibili. Per cui, ad esempio, una signora ieri mi ha telefonato dicendomi che aveva, come dire, il desiderio di sentirmi. Credo che possiamo usare in questo periodo tutti i mezzi che abbiamo per essere vicini. E
È chiaro che se ci fosse una necessità, no? Pensa, io da domani mattina farei la benedizione, comunque la visita alle famiglie, però farei una cosa fuori legge, ma farei una cosa anche che nuocerebbe, perché io potrei anche essere un portatore sano del virus senza saperlo. Quindi io dico così, è chiaro che i Don Abbondio, sì, magari emergono più in situazioni difficili, ma poi considera che se uno non lo è mai, non lo è neanche in questo momento, anche con tutte le ristrettezze che ho detto. Se uno lo è sempre, anche dopo, si rintana, fa le cose sue e via dicendo, insomma. Per cui, quando riguarda invece l'aiuto economico, non sto qui a dirti le cifre perché manco le ricordo, però sappi che la Chiesa sta intervenendo ovviamente in maniera non plateale, perché insomma... credo che non ci debba piacere giocare come vincere facile, però ti assicuro che comunque questo sta avvenendo. E Don Milani dice una cosa molto bella: il bene non fa rumore, il rumore non fa bene, e io questa cosa la ricordo sempre. Per cui, per quanto ci riguarda, la prima cosa che dicevi, la seconda cosa che dicevi, è bello, importante, contatti telefonici, usiamoli, abbiamo il web, abbiamo tutte queste cose. Ecco, scomparire completamente sarebbe un po' da Don Abbondio, ma se c'è bisogno di noi, io sono il primo a correre, perché poi il valore della nostra vita, se non è donata agli altri, è pari a zero. Bene, grazie Don Ciro. Ci sono tanti saluti. Vincenzo Tria ci saluta, poi ancora Emanuela. E volevo sottolineare le ultime immagini che sono passate. Eri con noi al Blaise Pascal. È vero, il giornale dell'IT Blaise Pascal. Quindi sì, tu eri con noi, già avevamo visto sì, lungo. Ma mi sento in famiglia, anche a Telefoggia l'altra volta, insomma, mi sento in famiglia ormai, dai, sono uno di voi. Certo, se vuoi accettare. Certamente. Noi speriamo di averti ancora. Bene, ti ringraziamo, ringraziamo Don Ciro, quindi Lucia, Antonio, Sandro e Giada ci dà un po' di avvisi. Sì, noi ci rivediamo di nuovo venerdì 3 aprile con un ospite, Antonio Scopellitti, che è il dirigente medico presso Riuniti di Foggia, ma oltre a questo è anche il presidente di Solidaunia Onlus. Quindi vi aspettiamo venerdì sempre alle 17. Benissimo, e allora grazie a tutti e arrivederci, ci vediamo venerdì alle 17 e buona quarantena. Arrivederci, buona ciao, quarantena, ciao a tutti, buona vita. Buonasera. Buonasera. Grazie a voi.